perché sa che l'umiltà è la sua regina e l'amore il suo re. O umiltà, regina della vittoria, regina della vita, tu sei inafferrabile, sembra di carpirti e nel momento in cui se ne acquisisce consapevolezza non sei più in te, tu fuggi lontana. Soltanto nell'inconsapevolezza vieni a baciare chi ti cerca. Appena si tenta di sentire su di sé il tuo bacio, istantaneamente tu non esisti più. Questa tu sei, lontana amica dell'uomo egoista, acerrima nemica della rivista, eppure sempre così pronta ad accoglierli. Quando dunque questa regina della pace e della vittoria viene fuori, sommergendo completamente l'io, perché essa nasce nell'inconsapevolezza e quindi non può essere minabile dall'io, avvengono tutte quelle cose che sono proprie dell'estasi mistica, che è lo stato di pace e di serenità, che non può essere spiegato dall'umano parlare e che non può essere compreso. Non si può spiegare ciò che è per mezzo di veicoli che sono programmati per spiegare ciò che sembra.